Inizia questa settimana giallo-blu in bianco-nero, inizia la Coppa Italia, domenica ha detto dovendo scegliere, potendo scegliere un'impresa da compiere, preferirei la Coppa. Gara prima, Prima allora. magari poi venerdì me la fai di nuovo, se Probabilmente invece dovrei scegliere una sola. al di là di tutte le battute, non so, adesso vediamo. È la prima, quindi questa settimana così intensa, andiamo a giocare contro la Juve, quindi prima di tutto è la partita a eliminazione diretta, quindi non ce n'è un'altra. Il campionato invece chiude l'andata e poi insomma c'è tutto il ritorno. Quindi pensiamo a questa partita qui, adesso noi, come ho detto, credo che anche loro, sono, tra virgolette, si parla sempre questo turno, quindi anche noi cambieremo molto, perché credo che sia giusto e quindi insomma, questo sarà il mio modo di approccio a questa gara. Cambierei molto. Sì, perché da 3 volte ho sempre detto che Luca Toni dall'inizio, quindi dall'inizio questa volta Luca Toni. Non ci sarà. No, lasciamo tranquillo. Poi ha fatto il testimone alla moda, quindi siamo tranquilli un attimo. Invece ci sarà Raffa che rimette in porta. Sì, Raffa, vabbè, l'altra volta, sì, l'avevo già detto, questa campagna di Torino comincia Raffa. Non voglio avere segreti, magari mi piacerebbe l'Italia anche nella seconda gara di domenica. E poi dalla prima di ritorno valuteremo di nuovo tutto. Che Juventus, sempre Juventus cambierà molto, però chiaro che poi il livello dell'organico di Juventus, che siano prime o fra virgolette, non si sa se si possono definire seconde scelte, che sono le teoriche seconde scelte della Juventus. Andate là l'anno scorso all'andata e anche al ritorno, poi avete giocato comunque 2 grandi partite, al ritorno proprio il pareggio, comunque all'andata avete reso molto, la vita molto difficile a quella Juventus, adottasti quella soluzione tattica che sorprese, allora c'era Conte. Con Jorginho fisso su Pirlo, in questa gara non credo ci sarà, però insomma c'è qualche sorpresa che ti. Non ce la devi dire, naturalmente non No, ti sorprenderò. sinceramente insomma, non lo so, è toccato te un po' i punti, quindi insomma, parliamo sempre di una squadra che anche le seconde e le terze linee sono linee importanti, quindi non so, adesso valuteremo un po' anche gli avversari che troveremo di fronte proprio individualmente, ma no, sarebbe bello insomma, andare lì come giustamente detto, insomma, riproporre un po' le partite che abbiamo fatto nella stagione scorsa, quindi ogni stagione, ogni partita ha una sua storia, allora, serve a renderla dura come è stato lo scorso anno. Vediamo, dopo 2 lì, poi passeranno neanche 3 giorni e ci rincontriamo, quindi, però prestiamo questa partita qui che comunque a questo punto l'obiettivo è quello appunto che è l'eliminazione diretta, quindi dobbiamo fare di tutto con i nostri pesi, con i nostri limiti, con i nostri, insomma, limitare, insomma, tenere la partita aperta fino a che si può, insomma. Quanto pesa nella preparazione di una doppia partita con lo stesso avversario, appunto il fatto di avere questo tipo anche scontro così ravvicinato con la Juventus, cioè, Ma nelle tue scelte, nel modo di prepararla, le prepararle, anzi, le prepari un po' però sostanzialmente finate. rimane sempre quella, una alla volta, quindi adesso siamo concentrati su questa, come giocheremo, chi giocherà, quello che dobbiamo cercare di fare nelle situazioni di gioco, quindi non cambia mai il mio modo di essere, non dobbiamo fare certe cose quando ce l'abbiamo noi e dobbiamo essere bravi quando ce l'hanno gli altri, che al di là dei principi di gioco hanno una qualità importante.